momento, ma c'è un artista che prima, se non in questa, in una delle prossime Music Week sogna di avere a Milano? Ma ecco, mi sono perso l'altra settimana Paul Weller, purtroppo me lo sono perso, non sono riuscito ad andare, puntiamo sull'anno prossimo. Questa è la musica che sento oggi, da ricordavo gli anni 70 e lì era una cosa totalmente diversa, c'era uno scenario musicale particolare, molto più orientato al rock, però in un modo o nell'altro Milano può essere interessante anche per questi artisti, per una loro presenza. E sottolineiamo la necessità di coinvolgere i giovani, i giovanissimi. Musicalmente si sente più pop o più rock? Di origine decisamente rock. Di origine i miei idoli musicali erano i Doors, gli U2, i Cream, i primi Genesis. Adesso sto virando verso, diciamo, una dimensione più pop, mettiamola così. La musica deve servire a sfidare la paura, però continua a esserci paura, polemiche sulla sicurezza anche dopo l'episodio della ragazza che è stata assalita a Romolo, insomma lei come risponde? È un fatto inevitabile, come altrettanto necessario che noi la combattiamo, quindi questi momenti servono molto anche a quello, a dimostrare che la paura può essere combattuta, non covata, per cui dobbiamo dare per scontato che la gente chiede di sentirsi più sicura, ma è anche un po' metterci alla prova, ecco. Però insomma, i presupposti sono buoni, oggi la gente esce ancora tanto a Milano, per fortuna, e noi stiamo cercando di fare tutto il possibile. L'incontro con Maroni, si è parlato di EMA o altri temi? Ma soprattutto di EMA, poi cose minori, ma soprattutto di EMA e della nostra... Ci siamo chiesti cosa possiamo fare per sostenere un po' questa corsa. Lunedì saremo insieme a Bruxelles, però a questo punto diventa una questione politica. Io la riassumo in un punto che sarà proprio anche uno degli elementi qualificanti del mio discorso a Bruxelles, e cioè vinca il migliore, ma veramente il migliore. Siccome noi siamo confidenti del fatto di aver fatto un buon dossier, abbiamo solo paura che prevalgano logiche politiche, mentre con grande serenità accettiamo la sfida. Se qualcuno avrà fatto una proposta meglio della nostra, giusto che vinca, non vogliamo solamente inciuci politici. Quindi da qua in poi tutto il nostro stimolo sarà a portare avanti questa idea e a dimostrare che il nostro dossier è il migliore, e siamo convinti che sia il migliore. In vista del referendum avete qualche iniziativa in comune, in programma, lei e Maroni? No, come sappiamo Gori ha stimolato la nascita di questi comitati, io farò la mia parte, le sensibilità possono essere un po' diverse, ripeto, io però ritorno a quello che ho detto, referendum non utile, ma già che c'è andrò e voterò sì. Lunedì interverrà in aula sulla sua vicenda? E lunedì no, perché lunedì sarò a Bruxelles, adesso poi vedremo un po'. Ma sulla mia vicenda io non so cosa dire, perché ormai mi pare che sia qualcosa su cui l'aspetto processuale va avanti e anch'io osservo come osservano gli altri, non ho più niente da fare. L'europarlamentare Maullo dice gli europarlamentari non sono stati coinvolti nell'intervento. Andiamo a Bruxelles anche per questo. Possibile coinvolgere? Sì, sì, assolutamente. I promotori, i creatori, gli esecutori e tutti quelli che lavorano nel mondo della musica saranno i protagonisti di un unico palcoscenico che sarà la città. Ci saranno molti eventi a partire dall'opening che avrà luogo al Teatro Dal Verme e tutti i locali che ogni giorno fanno con grande responsabilità e anche con grande fatica opera di diffusione dei repertori musicali e della pratica musicale saranno nostri partner e saranno davvero protagonisti della programmazione. L'aspetto centrale è la grande unità di intenti, di strumenti e di obiettivi che abbiamo costruito con i partner del progetto, quindi con la SIAE, con FIMI, con Assomusica e con Nuovi Mai e con i tantissime realtà, alcune di formazione, altre di produzione, altre di distribuzione musicale che hanno aderito al progetto. Quali artisti, assessore, ci può anticipare? Gli artisti li dice tutti Luca De Gennaro e non li diciamo tutti oggi soprattutto. Ne diremo alcuni per iniziare a così solleticare l'attesa e l'attenzione e poi dopodiché il programma, che tra l'altro è un programma che si va anche componendo giorno per giorno grazie all'apporto che viene dato da molti soggetti cittadini, verrà poi definito a poche settimane dall'evento. Ma... Tutti famosi, è un'occasione per lanciare qualcuno?
No, ci sono ovviamente grandi star della musica pop, ma ci sono anche gruppi e artisti più giovani che troveranno in questa settimana un palcoscenico ideale per presentarsi al pubblico e presentare il proprio lavoro. Spazio per vari generi o sarà un festival pop? No, è volutamente un festival dedicato alla musica pop. Credo che sia importante che Milano vada avanti in questo indirizzo molto preciso di caratterizzare i suoi festival con la dimensione molto forte di pertinenza linguistica dell'espressione musicale. Abbiamo Mito Settembre Musica per la musica classica, abbiamo Jazzmi per il jazz e abbiamo adesso la Music Week per la musica pop. La Milano Music Week nasce da un insieme di eventi che riempiranno la città di Milano in tanti posti per tutta la settimana. Musica suonata, quindi concerti, showcase di etichette discografiche, performances di vario genere. Musica raccontata, quindi workshop, momenti di formazione, momenti in cui la gente potrà vedere come nascono le canzoni, incontri con gli artisti, una mostra fotografica, delle proiezioni di film e documentari, tutto ciò che riguarda la musica, presentazioni di libri, un evento inaugurale con Niccolò Fabi al Teatro Dal Verme che verrà filmato da VH1 per andare in onda sui canali musicali Viacom con il format Storytellers, una festa finale che stiamo organizzando con MTV, con il brand internazionale Club MTV e in mezzo tantissime altre cose per il pubblico. E poi un cuore pulsante professionale che si chiama Line Check, che avviene tutta la settimana nella sede di base, organizzato da Elite, e lì è proprio un appuntamento per professionisti della musica. C'è già qualche musicista, insomma, qualche nome insomma, che può svelare? Beh, tra gli artisti che incontreranno il pubblico, per esempio, c'è Caparezza, ci sono Neck, Max Pezzali, Francesco Renga, c'è la PFM, sono Le Vibrazioni, c'è Nesli, c'è Eugenio Finardi che farà una cosa molto particolare, insomma ci sono tanti, è un calendario che si sta riempiendo giorno dopo giorno. Com'è il mercato? Come sta andando il mercato musicale italiano? Come sta andando il mercato musicale italiano? Il mercato musicale sta cambiando, è in una fase di evoluzione molto interessante, è una fase in cui ci si sta trasferendo dal possesso all'accesso, cioè dall'avere un oggetto fisico all'accedere ad un contenuto artistico. Indubbiamente le piattaforme di streaming sono molto importanti, ma il mondo della discografia lo sa e si sta adeguando di conseguenza. Un ritorno al graffiti? Come? Un ritorno al graffiti, cioè. Cosa vuol dire? Cioè, hai vince dalla 33 giri di una volta? No, beh, diciamo che la passione per i dischi in vinile, per le cose di un tempo, continua a esserci ed è diventato collezionismo di fatto. Sono cose molto affascinanti, però se si deve parlare di mercato musicale si deve guardare al presente e, come facciamo con la Milano Music Week, al futuro.